Proviamo a stimolare quello che è successo qualche settimana fa a Suzuka, condizioni assurde, non si può correre come forse non avrebbero dovuto correre. E arrivano i primi tuoni. Sarà un inferno. Wow, wow. Vediamo che succede. No, solo per farvi vedere. Ripartiamo un attimo. Siamo qua, ragazzi, siamo tutta la giornata qui. Voglio vedere dove riesco a spingermi. Questo è quello che vedevano loro, eh. O proprio ancora peggio così. Guardate la visibilità. Nonostante conosca la pista, qui non si vede assolutamente una fava. Bellissime, tutte in fila, indiana, una con la dietro l'altra. Fai fatica, ragazzi, a vedere, ma a parte la tenuta dell'auto che non c'è, siamo in quinta per non farla sbinnare. Si vede assolutamente nulla. Mega aquaplaning lì. Appena accederò, ragazzi, se ne va. E questi vanno ovviamente via. Freno. Ok, tiene. Mamma mia, in quarta lì. Guardate quant'acqua che c'è sotto il ponticello. Lì si sta bene. Fulmini all'orizzonte. Ragazzi, qua è una roba. È favoloso. Non si riesce a. Io non riesco a guidare. Guardate le ruote, le gomme, che belle. Ripartiamo. Voglio vedere dove riesco a arrivare, ragazzi. Però le condizioni sono. Pensate a sti qua che erano in macchina. Provo ad aiutarmi un po' con degli aiuti. Cambia assolutamente niente. Anche col traction control attivo, prima non avevo nulla. Ragazzi, che ce ne va a buttarsi in pista in queste condizioni. Qua non li passi mai più. Col traction control un po' sono un po' più sereno, ma non del tutto. Chi è questo davanti a noi? I nomi sono strani adesso qui. Io vedo male io. No, un trenino, mamma mia, che acquaplaning! Da solo, con la bandiera italiana dritti per noi. Mamma mia. Però loro la vedono così, ragazzi. Bomba qua dentro, non si può fare assolutamente. L'unica qua è fare queste cose brutte, sorpassi bruttini, ma non vedo la curva e abbiamo qualche metro di distacco da loro. Non mi spingere, pensa loro che veramente, ragazzi, non so con che coraggio siano scesi in pista onestamente a Suzuka. Non riesco a spingere io qua, che sono al comodo, al calduccio. Ecco come mi sorpassano, perché l'acceleratore. Wow, in quinta non riesco. Oh, piano qua, me la ricordo quella. Piano, piano, che qua non tiene. Salta appena il toccano, che non è bagnato, ragazzi, è una piscina. Qua
qua, a tavoletta. Avete visto, appena un minimo di aquaplaning, la macchina parte. È bellissimo, non riesco a tenere. A quanto ho di distacco? Un paio di secondi dall'ultimo. Almeno bloccaggio gomme non l'ho fatto. Abbiamo completato un giro, ragazzi. Mamma, quasi. Quasi. Anche qua si può spingere. Pur vedendo la pista adesso, cioè, è aumentata la visibilità, ma non la tengo. Va tutto in quinta per evitare. Mamma mia, come parte. L'unico a cui teniamo un po' di ritmo è il socio qua davanti. Pare fosse una McLaren, ma il nome lì mi dà scioia. Favolosa, ragazzi, il realismo di queste pozze. Appena spingo, anche il sound cambia, ma pensavo che c'è una pozza lì. Dai, facciamoci sto sorpassone. All'interno del tornantino con una piccola toccata che non fa mai male. Mamma, ragazzi, come parte. La tavoletta ci provo, ma già attaccati a uno non si vede più niente, infatti devo purtroppo colpirlo. Ma stai buono. Scusatemi, ma è autosconto adesso. Sul rettilineo sempre lì. Qualcuno vada ad asciugarla sta pista. Ovviamente il punto di frenata me lo meno il 100 lì va qua quarta, se no mamma. Neanche con l'ultimo me la gioco. Attenzione qua, staccatona, ma devo star buono. Ragazzi, anche dal punto di vista grafico, guardate che figo. Interno, ma dove cazzo vogliamo andare? È buono, che manca solo un giro. All'esterno non posso fare sul passo in queste condizioni, stiamo buoni. Lui ci dà qualche colpetto, qua si può spingere un po', ma lui ovviamente è più facile, è per te. Neanche così riesco a superarlo. Attenzione qua, maledetti. Ho tentato tutto per tutto, ce l'abbiamo fatta. Forse è un po' buono, sì. Per ora stiamo un po' davanti. Ma qua non mi sento. Oh, mio agio! Eccolo che torna all'attacco. Ma lui va a manetta, io. Come faccio? Sì, ma poi ti piazza. Scusami se ti sei piazzato lì. Aspettiamo, perché non si fa così. Mi ha inchiodato davanti. Dove sei? Arrivi, ti vedo arrivare. Ma è sempre lì, io me lo dimentico sempre che c'è quella roba lì. Siamo lontanissimi anche da lui, non posso nemmeno andarlo a contrastare per le ultime curve. Ragazzi, più stancante di... dove si fa? Ho perso la curva. È più stancante di un'ora in palestra sta roba. Braccia che chiedono pausa. Bellissimo però.
Ho un piede che è più pesante veramente di mattone. Guardateli qua, che bello. Fermati, wow. Controlla lui, controlla lui. Grazie allora, ragazzi, veramente. Ci vediamo alla prossima, come sempre. Spero con un altro video interessante. Fermati, vada solo. L'abbiamo visto.